Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo all'Aquila perché il 6 aprile saranno 15 anni dal sisma che alle 3:32 distrusse la città dell'Aquila provocando la morte di 309 persone. L'intero Abruzzo si appresta a stringersi attorno alla comunità aquilana nel giorno del ricordo. Un fascio di luce di colore blu, quasi a toccare il cielo, e il fuoco vivo delle torce sono i simboli che serviranno a tenere vivo il ricordo a 15 anni dalla tragedia. L'Aquila si appresta a commemorare e onorare le 309 vittime del terremoto che il 6 aprile 2009 colpì il capoluogo d'Abruzzo e altri 56 comuni. Per l'occasione, il sindaco Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di sabato 6 aprile. Momento più toccante sarà senz'altro quello della fiaccolata. Il percorso del corteo, adattato alle esigenze della ricostruzione, si snoderà lungo via 20 settembre a partire dalle 21:30 con breve sosta di fronte alla casa dello studente e si concluderà al Parco della Memoria, dove a seguito dell'accensione del braciere verrà data lettura dei nomi delle vittime del terremoto. Visti i lavori in corso su Piazza Duomo, il fascio di luce sarà invece acceso da Palazzo Margherita, sede municipale. Al termine della fiaccolata, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, ci sarà la messa presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Alle 3:32, ora esatta del sisma, i 309 rintocchi di campana. L'Aquila è pronta a vivere appieno la giornata del 15° anniversario del terremoto del 2009. Lo farà attraverso il ricordo, ma anche attraverso la vita. Il ricordo sarà rappresentato dalla fiaccolata che nella serata e poi nella notte fra il 5 e il 6 di aprile si snoderà tra le vie del dolore della nostra storia recente. E nella giornata del 6 invece avremo un pomeriggio di sport bello, anche quello intenso, con la partita tra l'Italia e l'Inghilterra di Under 19. E attraverso lo sport celebreremo la vita che rinasce e la vita che continua. Oltre alla ricostruzione dei cuori, parallelamente viaggia quella dei fabbricati. La ricostruzione privata, che si avvale dell'affidamento semplificato dei fondi, è a buon punto. Il 75% di ricostruzione completata all'Aquila, il 50% nei 56 comuni del cratere. Quella pubblica, che riguarda scuole, monumenti, teatri, chiese, procede ma più a fatica, con percentuali che si attestano intorno al 50% nel capoluogo e alla metà nei comuni del cratere. La maggior parte degli sforzi sono così concentrati sulla ricostruzione degli immobili pubblici in ottica di valorizzare l'opportunità del grande appuntamento del 2026 con la città di recente nominata capitale della cultura. Cambiamo argomento. Dalla mezzanotte scorsa è scattato il pedaggio gratuito fra i caselli di Chieti, Pescara Ovest e Francavilla, Pescara Sud a causa della chiusura della galleria San Silvestro. Soddisfatto il sindaco di Francavilla. Il servizio è di Paolo Renzetti. Una bella notizia, finalmente dalla mezzanotte scorsa il pedaggio gratuito tra i caselli di Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti e viceversa sono gratuiti per tutti gli automobilisti. Finalmente siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo che era assolutamente necessario per snellire i grandi disagi, ridurre i grandi disagi che abbiamo sul nostro territorio, snellire il traffico che è sul territorio di Francavilla, sulle strade di Francavilla e ridurre l'inquinamento atmosferico. Chiaro che non è la soluzione di tutto, la vera soluzione l'avremo solo quando riaprirà la galleria. I lavori sono in corso, vi voglio rassicurare, e vigileremo sul rispetto del cronoprogramma. E quindi sull'ultimazione che ci hanno indicato come termine il 1° luglio. Vogliamo anche spiegare, sindaco, che si avrà diritto al pedaggio gratuito solo nel tratto Pescara Ovest e Pescara Sud e viceversa. Chi dovesse entrare da qualsiasi altro casello pagherebbe anche questo tratto autostradale? Sì, la gratuità è solo proprio per chi entra ed esce da Pescara Sud e Pescara Ovest e viceversa. Perché questa cosa? Perché ovviamente a Pescara Ovest sarà possibile reinserirsi nel raccordo autostradale.
stradale che è interrotto a causa della chiusura della galleria. Quindi la motivazione è questa, cioè per raggiungere il raccordo autostradale è sufficiente arrivare a Pescara Ovest. L'operatività è automatica, cioè è sufficiente per chi ha il telepass andare e la sbarra si alzerà e non ci saranno costi a carico degli utenti. Per chi prenderà il biglietto, lo reinserirà in uno dei due caselli e la sbarra si alzerà senza necessità di pagamento. L'effettività della gratuità non conosco il termine in realtà, quindi spero che sia fino alla riapertura della galleria. Dopodiché noi abbiamo assolutamente urgenza di questa riapertura, non oltre il 1° luglio, anzi auspicherei anche qualche giorno prima, perché sappiamo bene che questa è una zona turistica dove aumentano le persone, proprio arriverà il triplo, ci sarà il triplo delle presenze che ci sono durante l'anno, quindi il disagio diventerebbe gigantesco ed enorme e non c'è nessun pedaggio gratuito che regga. La politica, il consigliere regionale anziano del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Luciano Marinucci, sentito il presidente della regione, Marco Marsilio, ha firmato questa mattina la convocazione della seduta di insediamento del Consiglio regionale fissata per mercoledì prossimo 10 aprile alle ore 11. Si inaugurerà così la 12ª legislatura della regione Abruzzo. L'assemblea legislativa sarà chiamata a eleggere l'ufficio di presidenza e di conseguenza il nuovo presidente del Consiglio. La seduta si chiuderà con la presentazione ufficiale dei componenti della giunta regionale e con l'esposizione del programma di governo da parte del presidente della regione. Nei giorni scorsi il gruppo di lavoro designato per analizzare la location di Villa Mosca come luogo per realizzare il nuovo ospedale di Teramo ha rilevato alcune criticità del sito. Per il comitato Pro Mazzini però queste problematiche possono essere superate. Agnia Cantagalli. Come comitato non siete per niente d'accordo su queste criticità rilevate dallo studio di fattibilità e in più è spuntata fuori anche una cifra molto, molto importante che riguarderebbe l'area appunto di Villa Mosca. Beh sì, diciamo che siano due aspetti questi sulle criticità. Io credo che, io sono un tecnico, un progettista, quindi sappiamo benissimo che quando si interviene le criticità sono sempre presenti. Sarà nelle abilità dei professionisti risolvere quelle criticità. Noi ad un primo sguardo abbiamo già evidenziato che queste criticità sono facilmente superabili o sembrerebbero essere insomma, di natura di ordinaria amministrazione, chiamiamolo così. Non hanno un impatto notevole né gli aspetti della cantieristica né gli aspetti della possibilità di ampliare in prospettiva l'ospedale né sugli aspetti delle accessibilità. Le accessibilità sono oggi garantite sia da quella esistente ma anche da quella in prospettiva che è la variante nord, che consentirebbe un accesso velocissimo all'area sanitaria, soprattutto in previsione della soluzione B che hanno preventivato il gruppo di lavoro che vede l'intervento a monte dell'area sanitaria. Questi 200 milioni di euro di cui si parla? Allora, dei 200 milioni io l'ho letta e quindi anch'io sono rimasto un pochino basito di questa affermazione nella quale si dice che l'adeguamento sanitario del Mazzini prevederebbe un intervento di 200 milioni, questo non soltanto sembra a noi, cioè non è supportato, suffragato di elementi tecnici, anzi gli unici elementi tecnici a cui possiamo fare riferimento è la valutazione fatta dalla Protezione Civile a suo tempo che ne vedeva per l'adeguamento sismico una spesa di 22-23 milioni di euro. Quindi per voi comunque è possibile realizzare il nuovo ospedale a Villa Mosca? Per noi è possibile realizzare il nuovo ospedale a Villa Mosca, non soltanto per noi, ma cioè, il gruppo di lavoro ha evidenziato sì le criticità, ma ha proposto tre soluzioni. Se in Consiglio Comunale si dovesse fare un passo indietro rispetto a questo studio, dopo anche averne parlato in Commissione? Beh, se dovesse fare se ne assumerà la responsabilità la classe politica, non si dimenticano la classe politica che ha trovato il suo consenso elettorale nell'ultima tornata anche in relazione al fatto che ci sono state delle dichiarazioni ben precise fatte dal primo cittadino, per cui ci sembrerebbe anche assurdo che oggi si torni indietro su quella volontà. I comuni di Pescara, Spoltore e la ASL di Pescara presentano il progetto Aria Azione di Rete per Inclusione Attiva a valere sul progetto regionale Abruzzo Include 2.
Si chiama ARIA, Azione di Rete per l'Inclusione Attiva, il progetto di inclusione sociale a valere sul progetto regionale Abruzzo Include 2 che abbraccia i comuni di Montesilvano e Spoltore. L'obiettivo è quello di affrontare le criticità derivanti dalle condizioni di povertà estrema e le conseguenti barriere di sviluppo all'autonomia personale e familiare per una partecipazione attiva alla vita sociale, economica e culturale. 132 beneficiari che ovviamente rientreranno in questa long list attraverso quindi una serie di criteri che verranno individuati. L'importante in questo progetto, di questa sinergia, è che questi progetti personalizzati possano davvero accompagnare questi beneficiari per un'inclusione sociale e quindi lavorativi. Sarà molto importante creare anche una motivazione attraverso quindi un nostro intervento di rete con quelli che saranno gli enti ospitanti attraverso i quali appunto si svolgeranno 12 mesi di tirocinio di questi beneficiari. La presidente dell'azienda speciale di Montesilvano, Sandra Santavenere, ha posto l'accento sull'importanza dell'inclusione socio-lavorativa. Attraverso appunto una selezione che verrà effettuata proprio dagli operatori, degli assistenti sociali dell'azienda speciale, ci saranno dei criteri ben definiti che comunque non sono stringenti, quindi possiamo dire che quello che è importante è che ovviamente ci sia uno svantaggio sociale del soggetto, ma che ci sia ovviamente la volontà di mettersi in gioco, la volontà di rientrare quindi nel mondo del lavoro con tutti i supporti possibili e immaginabili attraverso le competenze che noi abbiamo all'interno dell'azienda, ma soprattutto attraverso le competenze di quegli enti del terzo settore che sono stati individuati proprio per accompagnare durante il tirocinio questi beneficiari. A proposito di inclusione, domenica 7 aprile alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Pescara si terrà la prima giornata nazionale per la prevenzione della sindrome del bambino scosso. L'evento organizzato dall'Adricesta Onlus vedrà la partecipazione di medici aderenti alla SEMAP che saranno a disposizione dei genitori per domande e curiosità. Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione al numero di telefono 337 10 78 390 oppure all'email info@adricesta.com. Un percorso costruito al di fuori dei canali convenzionali dell'arte, quello di Marco Mazzei, che oggi ha ricevuto il titolo di ambasciatore delle arti e dell'artigianato nella sala giunta del Comune di Pescara. Katia Napoleone. Marco Mazzei è ambasciatore delle arti e dell'artigianato della città di Pescara. Le sue sculture, i pesci, rappresentano un messaggio che sta diventando sempre più una missione. Ambasciate, università e istituzioni dall'Uruguay alla Grecia, dalla Polonia alla Danimarca hanno accolto l'artista pescarese con il suo simbolo di comunità che cerca il dialogo lontano da qualsiasi forma di asperità in un momento storico tra l'altro particolarmente nevralgico. Un momento di incredibile onore perché poter essere rappresentato, anzi poter rappresentare la mia città dove lavoro, dove sono nato, in giro per il mondo è qualcosa che assolutamente non mi sarei aspettato nella mia vita e mi riempie di orgoglio. No, Ictis era il primo simbolo di Gesù, era un pesce. Ecco. E quindi andando in giro per il mondo e lasciando queste sculture, uso un trucco, metto un codice QR che riporta una mappa geolocalizzata e quindi nella mia idea i popoli di tutto il mondo si riconoscono perché vedono che un altro pesce identico è visto da un altro popolo identico a loro e di conseguenza si può instillare un sentimento di uguaglianza e forse di pace e anche di attenzione verso l'ambiente. Sembra di ritrovare nelle parole dell'artista il messaggio del filosofo Emanuele Levinas che nel volto dell'altro ritrova l'esperienza fondamentale del nostro essere e del nostro vivere. Le sue opere che oggi sono in molte parti del mondo porta avanti il nome della nostra città, di Pescara, del nostro mare, del nostro fiume. Una sua opera si trova anche all'ingresso del comune, questo pesce che rappresenta l'unione delle sensibilità che ci sono nel mondo e che parla di pace, parla di spazi ampi, quindi lo ringraziamo per quello che fa come ambasciatore delle arti e dell'artigianato della nostra città e per questo abbiamo assegnato a lui questo riconoscimento che lui ha detto porterà nel cuore ogni volta che avrà un'opera nuova.
I soldi del risarcimento per la morte di Margot utilizzati per migliorare i servizi del canile di Chieti per la proprietaria della cagnolina sbranata 2 anni fa da 2 molossi è il modo migliore per ricordarla. Nuovi spazi per il canile di Chieti in ricordo di Margot. Sì, grazie a Margot abbiamo deciso di trasformare quella che è stata una bruttissima esperienza in nuovi spazi per il canile, per accogliere i cuccioli con le loro mamme, per nuovi ombreggianti e trasformare quella che è stata una brutta esperienza e farla fiorire in qualcosa di bello, di positivo e di trasmettere quello che può essere veramente l'amore per gli animali, il rispetto e la dedizione. Il canile, oltre a nuovi spazi e nuove coperture, guadagna anche una nuova volontaria. Beh, come si fa a non amare questi animali? Sicuramente il canile è un luogo virtuoso, il canile di Chieti, in cui gli animali vengono trattati veramente con amore e con rispetto, e questo è stato veramente l'obiettivo con cui io sono entrata a far parte di questa famiglia. Quanto sono importanti questi nuovi spazi donati dalla famiglia di Margot? Beh, per noi questi nuovi spazi sono veramente molto importanti, perché dobbiamo tener conto che questi sono ricoveri per i cuccioli, dei quali purtroppo per i quali è più difficile la custodia e la cura, e quindi avere uno spazio separato per loro per noi è un cambiamento di enorme importanza. Tra parentesi, noi siamo grati a Marilena, pur se questa vicenda è nata per un motivo tragico, ma attualmente lei ha trasformato, come diceva prima, questa storia terribile in un elemento di solidarietà, tant'è che ormai è diventata una nostra volontaria. Di cosa ha bisogno il canile? Beh, la risposta a questa domanda è difficile. Veramente abbiamo bisogno di tutto, perché da 20 anni e più ci occupiamo di questa struttura e pur con le difficoltà siamo riusciti a trasformarla nel tempo e a farla diventare non più un canile di quelli di cui sempre si sente parlare, ma un canile in cui gli animali vengono trattati con molto rispetto. Quindi avremo bisogno soprattutto dell'aiuto di tutti, principalmente tenendo conto che il nostro obiettivo principale è fare adozioni, e abbiamo bisogno di persone che vengano a visitarci e facciano in modo di portare via qualcuno di questi cagnolini da qui per portarli a casa. Per esempio questa cagnolina, questa cuccioletta è una nuova arrivata, io la sto presentando perché abbiamo deciso di chiamarla in onore della cagnolina di Marilena, Margot, e che è qui pronta aspettando qualcuno che la voglia portare a casa. A caccia di nuovi talenti, questo è il mood con cui è stata presentata un'iniziativa nella sala giunta del comune di Pescara, protagonisti gli studenti delle scuole pescaresi e soprattutto la musica. Studi di registrazione tecnologicamente avanzati insieme a tutor di canto e di dizione, a produttori e a tecnici del suono. Gli studenti delle scuole superiori di Pescara potranno mettere in campo il proprio talento grazie a una iniziativa promossa dal comune attraverso il finanziamento di borse di studio. Il progetto The Plant Music Factory è stato presentato da Sandra Marini, presidente dell'associazione, che tra l'altro è ben legata alla rete della distribuzione discografica. È stata un'idea nata insieme al giovane spirito anche di questa giunta, quindi il sindaco Carlo Masci, l'assessore alla pubblica istruzione Gianni Santini, per mettere in condizioni i ragazzi che nutrono proprio la passione verso il canto, la produzione musicale, quindi i beatmaker, di trovarsi in una situazione professionale in modo da mettere a frutto sia produzioni proprie che con situazioni edite, quindi mostrare anche delle creazioni che poi possono essere in qualche modo sistemate, perché ci sono ovviamente delle ingenuità. Noi abbiamo avuto la collaborazione, ripeto, delle istituzioni ma anche delle scuole. Molte scuole sono andate per presenziare nelle assemblee d'istituto e mettere i ragazzi al corrente di quello che stiamo qui realizzando. È un percorso di 3 mesi, alla fine credo che qualcosa, da quello che abbiamo sentito, qualcosa di molto buono uscirà fuori. L'auspicio è quello di dare voce a talenti nascosti e, perché no, pubblicare un brano di un artista pescarese. Per noi sono attività importantissime che coinvolgono
i ragazzi delle varie scuole della nostra città, e quindi noi abbiamo finanziato questa bellissima iniziativa. E noi abbiamo messo a disposizione 20 borse di studio che saranno di un importo di 300 euro l'una. In occasione della ricorrenza dell'80° anniversario della liberazione di Chieti e della sua provincia dall'occupazione nazifascista, il club per l'UNESCO di Chieti, con la collaborazione dell'Archivio di Stato di Chieti, sta promuovendo all'interno delle scuole un ciclo di attività riguardanti le vicende conseguenti alla Seconda Guerra Mondiale. Oggi l'incontro con lo storico e docente universitario Enzo Fimiani. La guerra e la popolazione civile, un evento formativo dedicato ai giovani in collaborazione con l'Archivio di Stato. Sì, l'iniziativa di oggi è un incontro importante con uno storico quale il professor Enzo Fimiani, docente di storia contemporanea e autore di numerosi studi e ricerche su questo periodo storico, la Seconda Guerra Mondiale in territorio di Abruzzo, ed si inserisce in un progetto più ampio che stiamo curando da alcuni mesi con l'Archivio di Stato, e incontri che prevedono anche laboratori didattici direttamente a contatto con la documentazione originale e storica. Ovviamente è una iniziativa che vuole sia fare memoria, quindi ricordare questo periodo molto, molto tragico per il nostro territorio, che era segnato dalla linea Gustav, sia far comprendere cosa può significare la guerra vissuta direttamente in questo momento così difficile, dove bisogna capire quello che sta accadendo a livello internazionale ed essere attenti, sensibili, partecipi a tutte le iniziative che si fanno in nome della pace. Quanto è importante approfondire un discorso come quello del periodo della Seconda Guerra Mondiale con le nuove generazioni? Beh, viviamo una fase storica nella quale improvvisamente ci siamo accorti che nel mondo esistono le guerre, ne abbiamo tante anche vicine, drammatiche, tragiche, soprattutto per la popolazione civile, e quindi riparlare adesso dell'ultima guerra che ci ha visto direttamente coinvolti come abruzzesi e come italiani ormai molti decenni fa, penso che sia oggi ancora più fondamentale, proprio perché quella guerra, come le attuali, hanno visto un coinvolgimento della popolazione civile tragico, sanguinoso e traumatico. Chieti è stata anche città aperta in quel periodo, i giovani spesso questo lo ignorano. Parlerete anche di questo e di cos'altro? Parleremo anche di questo. La vicenda di Chieti è una vicenda emblematica non tanto per il fatto che sia stata città aperta e poi lo è diventata di fatto, insomma, ormai a qualche settimana dalla liberazione. Il problema vero è che Chieti è stata città di sfollamento, ha visto aumentare in maniera esponenziale il proprio numero di abitanti per tutti gli sfollati che dai paesi vicini affluivano qui nel capoluogo, e questo ha creato problemi, difficoltà, insomma, Chieti sta dentro questa guerra per questo e per molte altre cose, ovviamente. Quindi sì, parleremo anche di Chieti, naturalmente. Siamo alla pagina dello sport calcio di Serie C. Domani alle ore 20:45 il Pineto, sul neutro del Piola di Vercelli, affronterà il Sestri Levante. Arbitro dell'incontro Luca Cerchi di Carbonia. Una vittoria consegnerebbe agli abruzzesi la permanenza tra i professionisti anche per il prossimo anno. I tre punti mancano però dallo scorso 18 febbraio. Il tecnico biancazzurro Roberto Beni presenta così la partita. Il Sestri è una squadra molto, molto ben organizzata, che viene in un momento che sta bene perché viene vincendo la due vittorie di fila. Analizzandola, è una squadra che cerca sempre di giocare palla a terra con giocate preordinate, prestabilite, e hanno giocato di prima, quindi dobbiamo stare molto attenti, molto molto attenti. È una squadra che può fare molto male. Sì, sicuramente ci abbiamo in mente tutto, abbiamo lavorato in settimana. Abbiamo anche detto che non è un discorso di moduli, ma è veramente un discorso di mentalità, quindi dobbiamo essere bravi a non ripetere l'errore con l'area canadese di regalare 20 minuti del primo tempo, perché il Sestri, se regaliamo 20 minuti, ci sono buone probabilità di prendere gol, quindi dobbiamo essere molto bravi e migliorare quello che abbiamo fatto con l'area canadese, cioè cercare di fare due tempi come abbiamo fatto il secondo. Questa mentalità, questo atteggiamento, questa voglia di portare a casa il risultato, che non ci è mai mancata,
però sinceramente manca ancora un pizzico, manca ancora qualcosa che serve a questa squadra per dire che è una squadra che è maturata. Ancora siamo in fase di miglioramento, partita dopo partita si vedono cose positive e cose negative, però credo che quello che mi piacerebbe è avere un atteggiamento e una mentalità giusta per tutti i 94 minuti. In eccellenza il Città di Teramo abbandona il sogno ad un passo dalla finale, perdendo 2-0 allo stadio Falcone Borsellino di Paternò la semifinale di ritorno di Coppa Italia Nazionale. Ora le attenzioni saranno rivolte tutte al campionato a partire dalla trasferta di domenica all'Aragona di Vasto. Agnia Cantagalli. Il Città di Teramo abbandona il sogno ad un passo dalla finale, perdendo 2-0 allo stadio Falcone Borsellino di Paternò la semifinale di ritorno di Coppa Italia Nazionale. In una gara che ha visto il Diavolo in costante difficoltà rispetto agli avversari e in 10 uomini per l'espulsione di Ferraioli dal 19° del secondo tempo. Pomante manda subito in campo il tridente da 71 reti stagionali, D'Egidio, Touré, Dos Santos, con Massarotti a fare il laterale di destra di centrocampo. Tra i siciliani torna titolare il capitano Maimone dopo la squalifica scontata nei primi 90 minuti, terminati 2-1 a favore del Diavolo. Il Paternò parte subito a 1000 e dopo 5 minuti i siciliani non trovano per poco la deviazione vincente sotto porta. I padroni di casa fanno la partita, premono e sbloccano il match al quarto d'ora. Napoli approfitta per segnare a porta vuota dopo l'uscita in area di Negro, facendo esplodere lo stadio Falcone Borsellino per il vantaggio dei rossazzurri. Ancora la formazione di Raciti protagonista al minuto 21. Asero prova la deviazione di testa da due passi, con Negro costretto ad alzare in calcio d'angolo. Salvo per una conclusione al lato di Esposito, Diavolo non pervenuto in campo fino al 28°, quando Sanseverino si gira bene in area, calciando però debolmente verso la porta di Romano. Minuto 36 e Dos Santos reclama il calcio di rigore per un tocco di mano di Maimone. Il direttore di gara però ravvisa il fallo del centravanti brasiliano. Dos Santos, il migliore tra i suoi, protagonista anche al 40° nel recupero di un pallone che lascia poi a Touré, che glielo restituisce per la conclusione murata dalla difesa di casa. Primo tempo che si chiude di fatto così, con il Teramo che, chance a parte, sembra nel finale di frazione riuscire a pareggiare l'aggressività del Paternò. Il giropalla del Diavolo però è ancora lento ad inizio ripresa. Dos Santos continua a suonare la carica, prima al quarto con un diagonale e poi al 10° provando a capitalizzare un'azione di Massarotti, ma in entrambi i casi Romano si fa trovare pronto. Altro episodio negativo per il Diavolo al 19°, quando Ferraioli rimedia il secondo cartellino giallo, dovendo così lasciare il campo e i compagni in inferiorità numerica. Rei per D'Egidio è il primo cambio ruolo su ruolo di Marco Pomante, per un Teramo decisamente sottotono fino a qui, ma a cui comunque basterebbe un gol per svoltare. Entra poi anche Santi Rocco per Dos Santos, con il Diavolo ancora più offensivo nel finale con gli ingressi di Cutigli e Mercado per Furlan e Massarotti. Clamorosa la chance per il 2-0 dei padroni di casa al 43°, con Negro provvidenziale in qualche modo a neutralizzare il tentativo tu per tu di Viglianisi. Colpo del KO che arriva però al minuto 47. Asero infila il diagonale in pieno recupero che manda il Paternò in finale contro la Solbiatese. Per il Diavolo ora la Serie D passerà solo dalla vittoria del campionato, che ripartirà domenica prossima dopo la sosta. Il Teramo sarà all'Aragona contro la Vastese, senza il supporto dei propri tifosi per il divieto di trasferta deciso dalla locale prefettura. Termina qui il nostro telegiornale. Io vi ricordo che alle ore 21 c'è il consueto appuntamento del giovedì con Velo, in studio Jacopo Forcella, Luciano Rabbottini, ospite d'eccezione della sesta puntata, il ciclista Alberto Bettiol, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.